Ok, eccoci qua, oggi eh, benvenuto a tutti e a tutte. Oggi parliamo delle alternative per Magento 2. Dunque, eh, chi sono? Mi presento, per chi non mi conoscesse, sono uno sviluppatore back-end per, principalmente per progetti e-commerce, ex sviluppatore Magento e come linguaggio di programmazione principalmente PHP ora... Qui siamo nel PUG, ovviamente vale il PHP, ma eh, ho iniziato già da un po' a guardare il JavaScript e Node.js. Eh, ogni tanto mi diletto un po' anche con la parte DevOps. E ecco, questo è quello: sono un freelance. E eventualmente, per chi vuole avere più informazioni su di me, c'è il mio sito e i miei contatti social. Di, di cosa parliamo oggi nel dettaglio? Eh, prima di tutto, facciamo, faccio un mio punto di vista della piattaforma Magento 2 nella stato attuale, cioè nel 2020, Magento ha avuto sempre un nome, eh, cioè è stato sempre un brand forte lato e-commerce. Vedremo se questa cosa è vera o no. Diciamo una, da quest'anno o dal, insomma, nel prossimo futuro. Le alternative per Magento 2 a livello enterprise eh, migrazione Magento 1 Magento 2 con brutte esperienze cosa si può fare differenza fra SAS open source cioè se veramente abbiamo bisogno di un software open source possiamo benissimo utilizzare un SAS e i motivi principali per cui ho smesso di sviluppare con Magento Partiamo. Ah, premessa: eh, ci saranno un sacco di, di meme, giusto per, perché mi sono divertito a fare le slide così. Magento2 è veramente la piattaforma eh, open source migliore ad oggi. Qui c'è un, un bel meme contro Magento2. Secondo me, prima di quest'anno o in generale prima dell'acquisizione di Adobe, sì, non c'erano molte alternative a livello enterprise e open source. Da quando è stata fatta l'acquisizione, secondo me, si è perso molto. Prima, prima cosa, non c'è una roadmap chiara. Cioè, se andate a cercare una roadmap degli sviluppi c'è sempre qualcosa di ufficioso, mai di ufficiale e non si trova mai un, una linea guida dove dice ok, stiamo facendo queste cose. Quindi questo non c'è e secondo me è sinonimo di incertezza della piattaforma. Il front-end chi l'ha visto, chi l'ha usato il front-end di Magento 2 è veramente un disastro con UI component, eh, knockout.js e tutte le altre require.js messe tutte insieme con l'XML, veramente cioè, fa venire, non, non so come spiegarlo, cioè ogni volta che devi fare una modifica nel, nel frontend ci si mette ore e ore anche solo per fare un cavolo di bottone. Standard. Se andiamo a vedere invece la parte eh, backend, praticamente tutti gli standard, chiamiamoli standard, diciamo librerie standard, oppure eh, come sviluppare il codice in un certo modo. Magento 2 li ha fatti tutti custom. Di fatto, ci è rimasta solo la, fra un po' la Symfony Console, <ride> che è rimasta standard. L'unica eccezione. De, diciamo del Monto Magento è secondo me il progetto MSI MSI il multisourcing vendor quello non lo metto nella parte magento perché di fatto è un progetto fatto eh, interamente alla community è stato sviluppato bene quella è l'unica cosa che magari si salva ma tutto il resto secondo me è veramente un non dico un problema ma non, non vedo non vedo la luce in fondo, al, in fondo al tunnel, ormai sono passati diversi anni e la situazione secondo me è rimasta sempre quella. Altre cose importanti, la test suite, cioè anche lì, ok, io mi voglio impegnare, voglio mettervi i miei test. Si sono creati una suite di test chiamata MFTF che è veramente secondo me... La peggio cosa che potessero fare, cioè file di XML impressionanti per fare dei test non so quanto utili, che poi magari questa roba l'hanno usata anche per, per la parte del core, va bene, ma io da sviluppatore quella suite lì veramente no. Chi vuole farsi un giro e vuole provare, ben venga, insomma, facciano prova, ma anche lì secondo me hanno peccato su questa cosa qui e non è che propongono alternative o si migliorano sembra che ci sia uno stallo deploy deploy anche qui eh, c'è tutto un suo sistema per carità eh, va bene avere un sistema di quel, di quel tipo però non è facile ora in alcune parti sì potrebbe, potrebbe essere stato fatto un po più semplice ma rimane molto complesso per fare cose che effettivamente eh, potevano essere semplificate anche lì stessa storia è rimasto tutto fermo eh, risorse server risorse server una cosa impressionante pezzi di codice che eh, eh, ingegneri su, su internet fanno notare ma che dalla parte del core non vengono ancora sistemati, e quindi anche lì un bel malloppone da mettere nel, nel server per avere cosa, nulla. Insomma, nulla di che. Eh, L'altra cosa, che, anzi, le ultime due cose, che non piacciono e che secondo me rendono la piattaforma non più la migliore è questa cosa che Adobe ha messo che i cicli di vita mediamente delle versioni durano tre anni e che tutto quello che viene ritenuto obsoleto viene tolto dal marketplace. L'esempio è, ok, Magento 1 è stato tolto eh, end, in end of life, va bene, cancelliamo tutte le estensioni dal marketplace. Cioè, oltre che dal marketplace, rimuoviamo la documentazione anche in internet. Stessa cosa accadrà per le estensioni ad esempio della 2.0, 2.1 e prossimamente anche della 2.2. Ora tanto per, per capirci, la 2.2, cioè store con la 2.2, sono andate online magari l'anno scorso. Se tu fra due anni gli togli proprio le estensioni, gli le rimuovi dal marketplace, crei un danno. Il problema, qual è, è che gli aggiornamenti non sono così rapidi e facili che dice ok, la, io l'aggiorno, lo tengo bello mantenuto, eh, questa cosa qui non è un problema per me. Ogni aggiornamento, seppur piccolino, va sempre ricontrollato praticamente tutto. Non esiste un aggiornamento dove uno non ci rimette le mani ogni volta perché esce fuori qualche bug. E quindi questa cosa qui, per esempio, mi manda fuori di testa. Ok. Passiamo alle varie alternative. Le alternative di cui parleremo oggi, una è Sirius e l'altra è Shopper, ve l'anticipo già adesso. Ora, eh, parte Sirius. Sirius è un progetto basato interamente su Symfony, su Framework Symfony. Stanno facendo, mi sembra, la migrazione al Symfony 5. Il front end è con il... Templating Twig, quindi quello che utilizza Symfony, e è, è, è stato creato con l'API First, cioè nella modalità API First. Vuol dire che se vogliamo fare un progetto Sirius con una PVA, il sistema è già adatto, già pronto, senza nessun problema. La test suite è veramente completa, si utilizza principalmente BHAT. Ma in generale eh, possiamo eventualmente utilizzare le nostre te test suite o mh, comunque una test suite che, si, che sia adeguata a Symfony. E devo dire che non, non ci sono grossi problemi, eh? utilizzano le librerie standard per fare i test. Mh, che versioni ci sono? C'è la versione open source, cioè in generale son sia la versione a pagamento che quella gratuita è open source quella a pagamento la chiamano Plus e ha delle funzionalità in più un po' come era per Magento 1 struttura del codice ora qui non andremo molto nel, nel dettaglio perché non c'è tempo e eventualmente per ogni singola piattaforma chi vuole può aprire una issue su github e ne possiamo parlare più approfonditamente e vi posso assicurare che per uno sviluppatore Symfony esperto eh, imparare Silius è veramente facile. E in generale il, il marketplace con i vari plugin ho visto che sta crescendo veramente in tempi molto, molto brevi perché anche lì la facilità con cui fare i plugin eh, una volta che si è fatto per esempio il... I primi due o tre plugin diventa molto più facile farne altri e non la curva d'apprendimento è molto molto bassa, secondo me. Poi dopo può variare un po' in base alle persone, ma se una ha le basi di sviluppo Symfony, consiglio se non ha problemi. E qui parlo di altre caratteristiche. La versione base effettivamente non ha quel feature che magari uno venendo dal mondo magento può avere tipo eh, la layered navigation, eh, prodotti con attributi, ehm, cioè tipologie di prodotti come i bundle, i raggruppati. Mm, queste, queste tipologie non ci sono. Perché poi magari, questo lo vediamo anche con, con le varie domande, in generale la scelta allora è stata, il core rimane abbastanza pulito, tutto il resto lo puoi costruire intorno e fare tutta la suite di plugin. In generale, eh, a proposito, a, parlando di, di plugin, questi non possono essere installati da admin. Su Magento 2 effettivamente potevano essere fatti. Un po' come plugin per WordPress, loro per scelta hanno evitato di fare questa cosa. Quindi, o via codice o niente, anche perché il plugin di fatto è un bundle di Symfony. E Non c'è come. Non c'è la layer layered navigation. La cosa bella che ritengo, eh, secondo me, un, diciamo una scelta adatta è che la stessa società che ha fatto Sirius mette a disposizione i corsi e i training per formare gli sviluppatori. Qual è il problema, per esempio, che c'è lato Magento? Sì, ci sono le certificazioni ma non c'è mai un ente ufficiale chiamiamolo un ente diciamo un'organizzazione ufficiale che fa questi corsi sono solo altre società che fanno i corsi lì invece i corsi li fa magari lo stesso ingegnere che ha sviluppato parte del core e questo io l'ho provato personalmente il corso effettivamente eh, ti dà quell'aiuto in più per iniziare o per eh, migliorarsi magari se uno l'ha già visto per conto proprio e altre caratteristiche che magari uno può possono essere utili il multilingua e il multi website multi website solo nella versione a pagamento l'ultima cosa creare plugin io ho creato un metodo di pagamento facendo la versione Magento facendo la versione Sirius Sirius era la prima volta ci ho messo lo stesso tempo, nonostante sia era, era la prima volta che facessi un plugin. Inoltre, per come sono strutturati questi plugin, mh, eh, non c'è quel problema che magari eh, c'è con, per esempio con Magento, che ok l'ho fatto, qui funziona, di là no, cioè sull'altro progetto no. Perché? Perché magari ci sono gli altri plugin che vanno in conflitto, perché ci sono... Eh, che so, classi che si incrociano e fanno più danno che altro, qui è molto molto limitato questo problema. Può succedere, ma non così facile come era con, con Magento. Passiamo a eh, shopware. Ora, magari mh, caratteristiche e in generale. Eh, la descrizione è un po' veloce. Ma perché, perché per la presentazione diciamo questo talk, per la presentazione diventa abbastanza rapida per le domande magari? Oppure la networking finale diventa un po' più lunga e un po' più eh, coinvolgente, mm. dai. qui un altro meme per chi lavora anche qui con la parte Magento. Sa che il, lo static content deploy nel, nel, nel deploy di Magento. Se ha un template fatto male e di quelli compri su Team Forest e quattro lingue, magari può durare anche mezz'ora. Anche qui, shopware. Ora, di shopware, premessa: ho solo degli studi personali. Non ho eh, lavorato su progetti che poi andranno in produzione. Quindi, magari per me, questo è ancora in fase di studio, ma già. Eh, anche qui studiando solo facendo dei piccoli test già ho visto cose che secondo me sono all'avanguardia chiamiamola anche qui eh, software creato su symfony il front end è, è stato creato col template eh, col sistema twig insomma sempre quello di symfony anche qui è un api first quindi non c'è problema eh, di agganciare una pv a e in generale, lo sviluppo è, rimane con quella metodologia. L'admin del, del sito, chiamiamolo, è fatto con Vue.js. Anche qui, a mio avviso, per chi è sviluppatore Symfony, la curva di apprendimento è molto bassa. Mm, ci sono i plugin. Eh, praticamente per fare quasi tutto quello che serve per replicare un progetto Magento e anche qui è in forte crescita perché la facilità di creazione di un plugin secondo me eh, non è così chiamiamola pesante come era per la parte di Magento anche loro offrono dei corsi a pagamento direttamente diciamo, dalla società che ha sviluppato e le versioni che, che ci sono, sono principalmente, cioè sono, principalmente sono, sono tre versioni, tutte e tre, eh, open source, la professional, l'open source base, quella community, ok, quella che si trova che è anche gratuita. La professional e l'enterprise sono a pagamento. La professional mi sembra ha un costo una tanto, invece l'enterprise dovrebbe essere con licenza annuale di tutte le versioni c'è anche la versione cloud quindi loro offrono anche il discorso del, dell'hosting un po' come con la magento commerce cloud cioè, quindi se non volete avere eh, non, non volete diciamo pensieri sulla gestione del, del server vi affidate alla cloud edition la cosa bella che ho visto che hanno introdotto eh, credo quest'anno è la possibilità di fare i webhook. Cosa sono eh, i webhook? Eh, per chi viene dal mondo, ad esempio, Shopify, le ha visti, cioè per ogni eh, evento si, eh, viene invocato questo webhook che esegue un'azione presso un, un indirizzo che possiamo dare. Eh, questa possibilità di creare un webhook per ogni azione. Nel pannello admin è nativa, cioè se io vi faccio un esempio, eh, al salvataggio di un prodotto voglio fare un'azione, eh, questa cosa qui l'hanno organizzata con un webhook. Immaginato si potrebbe fare con gli observer eh, perché questa cosa del webhook è molto più comoda? Perché di fatto è una chiamata API, non è una parte del codice interna. Quindi, che significa? Che io queste. Eh, azioni o queste modifiche che posso fare non è detto che le debba fare in PHP o le, de le debba fare il team che detiene il progetto. <coughs> Scusate. Quindi, che ne so? Al salvataggio del prodotto, clicco, voglio fare questa azione, questo webhook. E quella cosa lì, cioè quella determinata modifica, la posso far fare un team esterno perché si collega. Eh, tramite API, ora questo l'ho semplificato un po' molto. Eh, si collega tramite API eh, al, al portale, al, al sito e, ed esegue queste, queste azioni. Anche qui hanno fatto a me sembra c'era una guida online. Oppure l'hanno spiegato nell'ultima conferenza che hanno fatto. C'è già un template base PVA che è stato creato dalla Divante. E mi sembra sì, sì, dovrebbe essere open source gratuito. I moduli sono plug and play. Ora, questa cosa magari a me piace un po' meno, però sì, da back-end, se, se una persona vuole, può installarsi i plugin. L'admin è molto, molto semplice e la navigabilità è veramente fluida visto che c'è Vue.js. Il problema del plug and play può far sì che. Se io installo un plugin e poi rifaccio un deploy, eh, perdo quelle modifiche perché magari le risovrascrive. C'è la possibilità del multilingua, multi website. Anche qui eh, mi sembra che questa parola parte già dalla versione base open source community. Di, in generale, di, la versione open source community ha molte più funzionalità rispetto a Sirius questo sicuramente può essere un vantaggio all'inizio ma non è detto, cioè una volta che io ho fatto una determinata feature in Sirius o c'è un plugin di fatto è come ce l'avessi già di base per tutti i miei progetti ora non so perché si vede la scritta questa cosa qua, ok va bene passiamo a eh... Migrazione Magento 1 a Magento 2. Ora, ora, chi magari aveva un Magento 1 e gliel'ha fatto una società, una persona che non era proprio espertissima, se la stessa persona non esperta ha fatto il passaggio a Magento 2, ha fatto un casino secondo me. Nella maggior parte dei casi è un casino. Perché dico questo? Perché a me ritornano sempre i progetti più disastrati possibile dicendo mi hanno fatto il passaggio eh, mi hanno fatto il passaggio e non so più eh, che cavolo fare il sito non funziona il sito è lento prima andava benissimo che devo fare mi aiuti mi fai fa un check insomma me lo sistemi che poi anche lì se una società si affida al freelance per fare per sistemare una migrazione sbagliata problema è un altro <ride> e da freelance, insomma, dai. Lo, lo, eh, cerco di evitare questa cosa: cioè, anche qui magari lo, lo dico un po' a tutti. Se una società chiede al freelance di sistemare una cosa che magari ha fatto una società, quindi un team di persone, eh, non è che state chiedendo, diciamo, eh, chiedendo a consulenza, mi fai una verifica chiedere di sistemare tutto a una singola persona è proprio sbagliato perché soprattutto come agente serve un team non serve una persona perché sostanzialmente il concetto è sempre andiamo a risparmio quando in realtà non stai risparmiando per niente quindi lo, lo spoiler è sempre ti è andata male sei fregato quindi per me eh, purtroppo non è che ci sono tante alternative che dire ah facciamo questo qui ok sei a posto no la prima cosa è hai fatto la migrazione male hai buttato via i soldi quindi la società che te l'ha fatto te l'ha fatto male secondo me non era adatta non ostinarsi a diciamo a cercare di sistemare quello che c'è perché tanto eh, sarà sempre un bel casino ma eventualmente migrare ad altre cose, migrare a piattaforme come Sirius o shopware oppure migrare a dei SaaS come Shopify. Eventualmente se c'è un problema di budget, cosa che capita sempre all'80%, fare un downgrade, cioè non la vieta di utilizzare un PrestaShop perché siccome avete avuto Magento 1 adesso non volete passare a PrestaShop perché è come se fosse... Eh, non lo so <ride> una vergogna cioè, di base prestaci cioè, ha ah, i suoi pregi poi dopo una volta quando farete eh, 500 ordini al giorno non lo so eh, i milione di euro di fatturato passerete a piattaforma enterprise ora se siete in una piattaforma enterprise cioè siete su magento e eh, passando a magento 2 avete fatto un casino effettivamente vi serve una piattaforma enterprise eh, niente bisogna o fate altri o rifate da capo cioè anche qui eh, non ci sono tante alternative ostinarsi con il vecchio codice fatto male facciamo cioè, non, non, non va da nessuna parte quindi bisogna rimigrare ad altro bisogna poi secondo me o si migra ad altro o si fa un downgrade oppure ne, anche qui, nella maggior parte dei casi, il problema è sempre nel front-end, cioè le personalizzazioni lato back-end su Magento, bene o male, si riescono a fare. Il problema è front-end, tipo le modifiche nel checkout. Lì è veramente un casino. Allora, che succede? Ho provato personalmente in alcuni progetti, se c'è un team, diciamo, abbastanza esperto di, delle PVA, ricreare il, il template. Utilizzare una PVA invece del template classico e fare le personalizzazioni custom sul, sul template PVA. Questa cosa qui sembra all'inizio di portare un livello in più, un layer in più di, di lavoro, in realtà, siccome il, il frontend Magento 1 è veramente un casino, ti semplifica di molto. Poi avrete mille problemi lato API perché non è stato strutturato API first tranne forse per l'MSI, eh, però saranno sempre minori. Anche qui però la scelta PvA costa, non, non è ah ho fatto un Magentino così, eh, passo il PvA, anche qui così, costo zero, no, il costo c'è sempre. In generale, questo è l'ultimo punto, voglio far capire un po' a tutti, guardate che le società che, società e persone, che sanno lavorare bene su magento ma in generale anche nella parte e commerce sono pochi e sono sempre pieni quindi essendo diciamo in questo modo costano e anche qui se eh, c'è un brand grande c'è budget non è detto che possa essere sempre siccome si grande c'è il grande nome il grande budget queste società vi dicono ah sì sì ok anche qui non è detto, e in generale um, cioè non, non fate affidamento a eh, chi vi dice: Ah, ma sì, sì, questo lo può fare, si può fare, sì, sì, facciamo tutto. Ripeto, se si è fatta una migrazione dalla 1 alla 2, ma eh, i costi, ad esempio, che avevamo sulla 1, già ci stavano al limite, la soluzione per me è fare il downgrade, ciò vi va bene eh, le, le feature che ha Shopify passate a Shopify poi vabbè questo magari lo vediamo anche dopo comunque in generale eh, il succo è migrazione sbagliata sono cavoli sono cavoli non, difficilmente se ne esce io ne ho visti un bel po' che o hanno chiuso o sono, per la maggior parte gli ho fatto fare un downgrade nemmeno gli ho detto ok guardiamo se lo sistemiamo no, non esiste cioè, si fa più danno che altro anzi false speranze poi ok scelta fra open source e, e SAS scelta in alcuni casi è abbastanza difficile perché allora quali possono essere i vantaggi di avere il SAS sicuramente il fatto di non avere eh, non essere il il fatto di non dover cercare gli sviluppatori senior per fare più che altro il, il setup, cioè non ti serve lo sviluppatore senior, ma ti serve magari l'esperto e-commerce che te lo sa configurare. Il setup è molto facile, molto rapido eh, su sui SAS, o perlomeno, anche qui dipende quale tipo di SAS. Io principalmente qua parlerò di Shopify. E il bello del SAS è che se fanno degli aggiornamenti sono inclusi e nemmeno insomma devi far nulla è tutto compreso quali possono essere i contro le personalizzazioni i limiti della configurazione server cioè se ci sono particolari cose con i domini 301 eh, sotto cartelle queste cose qua eh, le le fee, ora adesso sì non in italiano, insomma, le commissioni che di fatto ormai ce l'hanno tutte. Prima magari mi sembrava stored, non le aveva. Mi sembra adesso le ha introdotte. Limiti di funzionalità in generale, perché non è detto che abbia tutto quello che vi serve. Anche qui il fatto che magari ci sia un abbonamento, ci sia una fee, non è detto che ci sia un risparmio rispetto alla realizzazione dell'open source. Nel lungo periodo, soprattutto se il sito prende piede, eh, le commissioni possono essere alte, cioè nel senso possono diventare una bella spesa. In alcuni casi, visto che non si possono esportare proprio, proprio tutti i dati, qualche dato eh, rimane, diciamo, in mano alla piattaforma. Se invece eh, scegliamo l'open source, quale può essere il vantaggio? controllo sul codice, controllo sull'infrastruttura e non ci sono le feature, cioè, di fatto ok ho il codice, faccio quello che mi pare, eh, tutti i dati rimangono a voi, più che altro per la parte database, ora parte codice open source. I contro, eh, qui contro qual è, <ride> avete la piattaforma open source, vi servono gli sviluppatori. E, Tralasciando, qui parliamo di piattaforme enterprise, tralasciando insomma infatti le piattaforme minori, vi servono degli sviluppatori senior principalmente e il one man team, chiamiamolo come me, il freelance da solo che fa tutto, non esiste più, cioè il front end adesso è diventato tutto un mondo a parte, avete bisogno sempre di due persone, uno che vi fa back end, uno che vi fa front end. E in più vi serve anche il discorso del, del server se non prendete le versioni cloud servono budget alti cioè non parliamo dei siti reali che si fanno in due giorni con le open source enterprise cioè questa cosa deve sparire io non lo so ancora esiste eh, ho visto in giro siti che in una settimana Vengono presi, installati, si installa il tema, ok, configurato. Tempo due mesi e quel sito muore. Vabbè, questo poi, vabbè, sfogo a parte. Eh, I bug vanno pagati. Anche qui, eh, attenzione: che quando si pensa, ah, è open source, è gratis, a parte questa cosa, open source gratis non è mai la stessa cosa. Se c'è un problema, la società me lo deve risolvere. No i bug delle piattaforme open source se li paga il cliente ora eh, uno potrebbe dire ma la versione che ne so la magento commerce facciamo un esempio pago la licenza mi deve risolvere il bug certo in quei casi è il team diciamo il team di magento che ti ripaga per il bug molto spesso qual è il problema è che se tu sei in una versione obsoleta chiamiamola obsoleta tipo attualmente la 2.2, eh, c'è un bug lì. Loro ti dicono: ah, ma tu sei nella 2.2, devi fare l'upgrade alla 2.3, se no, quel bug lì io non te, lo, non te lo risolvo. Ecco che in ogni caso, anche se non hai pagato, cioè, tu paghi la licenza, eh, ok, mh, non è il, il problema, non è il mio, cioè, non ho creato io un bug del core. In ogni caso, ti devi tirar fuori i soldi per o fai l'upgrade subito perché c'è quel bug, oppure te lo risolvi da solo perché tanto loro non te lo risolvono. Questo è un problema. Questo, poi, è magari è lato Magento, lato Sirius e Shop, sinceramente, non ho esperienze quindi non lo posso dire. però in generale, questa cosa è che siccome open source i bug eh, non. Non si pagano no soprattutto nelle versioni community si pagano nelle versioni enterprise no, è, diciamo nelle versioni a pagamento eh, c'è una via di mezzo il mantenimento ovviamente è a carico eh, diciamo chiamiamolo del cliente quindi ogni aggiornamento quando nascono i release patch di sicurezza eh, o li fa il cliente o se no rimane ferma Quando utilizzare i SaaS secondo me? In generale presso il progetto, se il 70-80% delle funzionalità che mi servono vengono coperte dal software SaaS, per me va bene. Cioè, mh, puoi utilizzare quello rispetto a una piattaforma open source. Shop temporaneo, cioè ho un progetto, mh, magari mi devi durare solo poco tempo perché è stagionale, eccetera. Molto rapido, meglio un SAS rispetto a un progetto da zero, eh, progetti di startup. Cioè, non abbiamo ancora in mente cosa debba fare questo cavolo di e-commerce nel lungo periodo. Ok, puoi partire con uno shopify, lo metti in piedi, vedi come vanno le vendite, poi eventualmente puoi fare migrazione. Eh, altra cosa che ho visto, molto utile. Ok, devo prendere questa cosa, però si deve integrare con questo servizio. Il servizio è già integrato, per esempio, so, con Shopify. Conviene magari adeguarsi a Shopify perché hai già l'integrazione piuttosto che aspettare che la società ti faccia l'integrazione con la piattaforma open source con questo servizio terzo. Ora magari ce lo può già avere anche la piattaforma open source, quindi mh, dipende. dipende. E... Focus sul marketing, anche qui, stabilito un budget c'è sempre questa cosa che gira dove uno dice 70-30, cioè 70 di marketing e 30 di tecnico. Se non abbiamo il budget per il marketing, figuriamoci di sprecarlo, cioè sprecarlo, utilizzarlo solo per il tecnico. Quindi, data una cifra, 100. Se con 30 non ce la facciamo, usare le piattaforme open source non riusciamo a fare un progetto di quel tipo, possiamo benissimo passare sulla parte eh, SAS. Secondo me, eh, non è sempre una brutta idea, ora, anche qui da valutare un po' i costi, eccetera, però, vi dico, se l' le il sito spinge molto su, sul marketing e non c'è bisogno di chissà quante personalizzazioni la, la parte SaaS vince sempre rispetto all'open source perché c'è sempre quella storia del mantenimento delle feature migliorative che eh, sono migliori cioè vanno molto meglio l'open source invece quando conviene utilizzarlo? Eh, quando le personalizzazioni ovviamente sono abbastanza spinte Cosa che un sasso non potrebbe coprire, progetti nel lungo periodo. Quindi c'è tutto già eh, un bel business plan, c'è tutto pronto e si fanno, non so, progetti a 5-10 anni. Allora la piattaforma open source ti permette di eh, prevedere anche cose future e dire: Ok, questa poi la faremo. Eh, e non, non sai, insomma, non, non stai lì dicendo: Ah. Ma se poi con questo SaaS non, so, non ci riusciamo a fare, come, come risolviamo il problema? E quando scegli l'open source? Quando io ho un partner tecnico affidabile e qualificato. <ride> Sembra diciamo, una banalità, però se io faccio un progetto e l'affido al freelance, quando me lo affidano a me, io lo dico sempre, cioè, ma se io un giorno ne so, fai cosa, sto male, oppure cambio, oggi faccio PHP, domani faccio uno JS. tu rimani a piedi. Ora, la prima cosa da fare è, se scelgo il progetto Open Source, devo avere un team tecnico qualificato. Una persona non basta mai perché, cavolo, anch'io, ne so, sono in ferie, ti serve qualcuno, come fai? Un team c'è la rotazione. Quindi il discorso, quando ho... Eh, quando scelgo diciamo, l'open source, quindi ho bisogno di sviluppatori, se non ho una società dietro, cioè, eh, il rischio che poi rimani a piedi è alto, secondo me. E anche qui budget. Poi che cos'è un budget alto è un po' relativo, però eh, sicuramente non sono quelle cifre, insomma, a tre... Cioè non ci sono budget a tre cifre. Servono almeno ci servono 4 zeri solitamente, mediamente, per fare quegli enterprise se sono sotto i 4 zeri è un problema anche lì. Passiamo all'ultima eh, parte perché ho deciso di eh, smettere di lavorare con Magento in generale anche qui piccolo meme. Area code is not set. Per chi lavora con Magento se l'è trovato praticamente in tutti gli script, almeno una volta se l'è trovato, questa cosa. Di base, sono le stesse. La maggior parte insomma, delle, dei motivi sono gli stessi eh, di cui ho parlato prima perché Magento non è, eh, secondo me, la piattaforma open source migliore. Prima cosa lo stack, cioè, lo stack è vecchio e non hanno messo la, my, la roadmap per dire ok nel X futuro sostituiremo queste tecnologie, se non lo scrivi futuro indefinito anche per me, cioè o lo butti via, lo stai buttando via o lo fai passare ad altre cose, o non lo so, cioè, lo mantieni in quel modo, va bene, eh, però secondo me c'è uno stack un po' vecchio. Non è una piattaforma per ora, vabbè, questo è mio personale, non è per compagnie medio-piccole. E per medio-piccole intendo il negozietto sotto casa. Intendo magari aziende che hanno, che ne so, 15-20 dipendenti. Cioè ad oggi una società con 10 dipendenti magari, dai, ecco che ha un fatturato che può mettersi 10 dipendenti, è considerata, lato magento, una compagnia piccola. Cioè, e, e non è più la piattaforma per quella società lì. Poi dipende anche, insomma, dal fatturato che fa. Però è diventata una cosa abbastanza delitto. I costi sono diventati troppo alti. E, le piccole e medie imprese, chiamiamole piccole e medie, non, secondo me non non è più abbordabile anche qui il costo comparato a quello che si ha mh, è troppo sproporzionato il supporto di Adobe non è come prima rispetto alla Magento Inc. in passato e questo da cosa lo si vede praticamente tutti gli ingegneri più bravi se ne stanno andando l'ultimo è di una settimana fa Max che era uno dei Chiamiamoli capi principali del progetto di Magento. Anche lui è andato via, si è licenziato o ha cambiato società. Ancora non, non l'ha scritto quale. Quando tutte queste persone se ne vanno da un progetto, eh, insomma, non è buon segno. Secondo me. Rimane sempre il discorso del front-end: fa schifo. Cioè, poi, se qualcuno vuole con, mi vuole contraddire, va bene. Cioè, Ascolto, insomma, eh, poi dopo ne parliamo uh, a fine, fine talk. E il discorso degli standard che non seguono un minimo uh, diciamo le community PHP in giro, anche qui uh, diventa un po' uno stress perché ogni volta hai tutto quanto che hanno fatto solo loro e non è che ottieni miglior risultato, no, è solo una rottura di scatola che hai in più perché, perché è un agento. Eh, no, non funziona così rimane sempre anche qui il discorso il deploy cioè, cioè io ho smesso proprio perché ogni progetto ce ne fosse uno che mi arriva dove c'è un cavolo di deploy in una pipeline come fare il deploy del sito? con l'SSH che è già tanto, un tempo era l'FTP però dice, vado nel server faccio git pull e ho fatto il deploy. Già qualcosa da qualche anno fa che caricavano con l'FTP, però anche qui c'è tutta la prassi da seguire: da fare la procedura di compilazione compilazione del template. E quando vedo queste cose così, io veramente non, no, non ce la faccio più. Dico: no, vabbè, lasciamo stare perché tanto non se ne viene fuori. Eh, il discorso delle versioni, degli aggiornamenti che poi ti levano anche eh, i plugin dal marketplace è un'altra cosa che a me per esempio eh, non mi va bene e non la vedo pro diciamo produttiva, se io ad esempio okay, voglio fare un modulo e dopo due anni me lo vedo togliere questo modulo perché la versione diventa obsoleta, eh, sinceramente è un problema, non è che come Magento mezz'ora ho fatto un plugin, cioè Dipende che tipo di plugin, quindi quando arrivo a diciamo, quando mi, mi vedo proprio cancellare dal marketplace l'estensione, sinceramente è un investimento sprecato. E quindi ho detto: no, non, non è secondo me una scelta giusta, e anzi, così fa arrabbiare un po' tutti. Secondo me, niente. Eh, vi ringrazio. Ho finito. E qui una piccola chicca, poi magari ne parliamo nel, nella sessione di, di domande, non puoi avere il PageSpeed 100, questa cosa qui che poi mi arrivano con il PageSpeed, ah il template non va bene, il PageSpeed 100. No, il 100 non lo può avere nessuno, a meno che non sia HTML senza script, senza il, il Google Analytics. Google Analytics leva a tre punti, quindi al massimo è 98. 100 non ce l'hai mai. E niente, grazie a tutti e adesso passiamo poi a, alle domande. Grazie, grazie eh. Giuseppe. Sì, eh, direi che possiamo passare a, alla parte del del networking, forse. <sussurra> judged <todic> oo